Ma che fine ha fatto Espy Giochi? È morto? È stato rimpiazzato da un clone? È il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari? Questa è la domanda che tutti vi state ponendo. Da un po' di tempo che YouTube mi propone Poldo come content creator e la curiosità vuole, appurato da una sua live, che tutti vi state chiedendo che fine abbia fatto il caro Espy Giochi. La rubrica di Poldo sugli youtuber che sono scomparsi nel nulla mi ha affascinato a tal punto che ho deciso, essendo uno dei primi youtuber a portare info e curiosità su Espy Giochi, di rispondere a modo mio alla domanda che vi state ponendo con delle nuove curiosità su Espy che nessuno oltre me conosceva fino ad ora su YouTube Italia. Sapete che sono entrato diverse volte in contatto tramite mail con Espy Giochi e oggi vi voglio rivelare una cosa che ho tralasciato in un mio precedente video. Infatti, nella rivelazione che Giulio non è il vero nome di Espy Giochi ma bensì di un suo collaboratore, opportunamente ho oscurato il cognome del tale. Beh, eccolo qui senza censura. Giulio Non vi nascondo che anche io sono rimasto sorpreso e nonostante le rassicurazioni di Espy, sono rimasto un po' incredulo sulla veridicità delle informazioni che mi stava dicendo. Così, sono andato comunque a cercare su Google Giulio Nappati in questa persona. Bla bla bla, Leroy Merlin, manager. Così ho iniziato a pensare, magari Espy, Giulio, ha smesso di fare video perché ha un lavoro. È un manager e non ha più tempo per YouTube. Le coincidenze c'erano. Tutto calzava a pennello. Quello era il vero Espy Giochi. Il cuore mi batteva a mille. Mi ci vollero 10 minuti per cambiare totalmente idea. E guardando i guadagni mensili di Espy, mi sono totalmente ricreduto. Espy ha già un lavoro. E credo guadagni abbastanza. Figuriamoci se ha tempo per la Leroy Merlin. Espy diceva la verità. E quello era il nome di un suo collaboratore. Ma poi mi sono ricordato di una cosa. In un video di Espy appare per un attimo l'accesso al PlayStation Store con il nome Giulio Giochi. Sapete che dopo l'uscita del mio video Misteri su YouTube Italia, il mito di Espy Giochi, Espy ha cancellato il suo primissimo video? Forse perché c'era qualcosa che non voleva fosse visto. Fortunatamente un utente ha ripostato il video per intero e guardate qui cosa non voleva fosse visto Espy Giochi. Sono Espy Giochi e questo è il primo episodio di un let's play. Morto. Un po' di denaro. Carburante per trivella. Premi control per curarti. Sì, forse. Basta, non mi dai altro. Carburante per trivella. Nel suo primo video è impossibile che avesse dei collaboratori. Espy, Giulio, non fa più video perché sta vendendo tosaerba alla Leroy Merlin. E Luca? Non mi sono dimenticato di lui. Nel video di Poldo, una cosa ha attirato completamente la mia attenzione. Il canale degli Eternal Love. Non so voi, ma a me già solo il fatto che i due si chiamino Chiara e Luca fa sorgere qualche dubbio. Non si possono non fare similitudini tra il nome di Lucazzo e Chirarity. Se osservate bene i personaggi degli Eternal Love, oltre che riportare gli stessi colori dei collaboratori di Espy, sono molto ma molto simili, in fattezze, a quelli di Luca e Chirarity. Cari amici, ci tengo a fare questo video per dirvi che io e Kiria non stiamo più insieme. È probabile che quando i due si sono lasciati hanno iniziato a collaborare con Espy. E che magari adesso ci sia un ritorno di fiamma tra i due e si sia creato un triangolo amoroso scomodo tra Espy, Chirarity e Lucazzo, ovvero Chiara e Luca degli Eternal Love, che ha fatto sì che Espy sia quasi totalmente scomparso dalle scene. Molto improbabile, ma volevo comunque infondere anche a voi questo dubbio. Inoltre, in conclusione su Luca, ho trovato questo link su SoundCloud dove si può chiaramente sentire la sua voce e associare finalmente un volto a questo personaggio misterioso. Signor Marocchino! Che bu! Signor Marocchino! Che bu! Signor Marocchino! Che bu! Se siete arrivati, dubito fortemente, fino a questo punto del video, vorrei farvi notare che nel suo primo video Espy gioca su Windows, quindi è impossibile che abbia accesso al PlayStation Store. Quindi vi ho praticamente trollato.
Questo è perché la vostra soglia dell'attenzione non supera il minuto e 20. È la voce di Luca su SoundCloud? Beh, coincidenza. La risposta alla domanda su che fine abbiano fatto Espy e Luca è che hanno smesso di fare video perché ormai stanno bene. Basta guardare i loro guadagni su YouTube per capire che si sono meritati finalmente una lunga pausa dalle scene. Ho deciso di mettere Poldo in copertina perché voglio che veda questo video, dirgli che anche io sono un metallaro e che sono un esperto di Guitar Hero, e lanciargli una sfida in amicizia su una canzone di sua scelta, proprio qui su YouTube. Quindi aiutatemi ragazzi a fargli arrivare questo messaggio, ne uscirà sicuramente un video divertente. Lo ringrazio per avermi praticamente invogliato a riportare un video su Espy Giochi, e non vedo l'ora che esca un nuovo episodio sul suo format degli youtuber scomparsi nel nulla. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi. E di nuovo, mi appello a voi, popolo di YouTube, per far arrivare la mia sfida di Guitar Hero a Poldo su una canzone a sua scelta. Ciao a tutti, da Stefano.